Bentrovati carissimi fratelli e sorelle, a questa lontana terra dell'Australia sento la gioia e il bisogno di poter comunicare con voi all'inizio di questo santo periodo che è la Quaresima, che inizia col giorno del mercoledì delle ceneri. Attraverso questo gesto austero ci ricorda la Chiesa che siamo niente, che la nostra vita ha un senso, che il cammino della Quaresima è un tempo forte di conversione. Convertirsi significa fare punto e a capo, dare una svolta significativa alla nostra vita. Ecco che i giorni della Quaresima sono giorni santi, come li chiamava così San Benedetto, poiché la Quaresima merita di essere considerata come un periodo santo fra tutti i giorni dell'anno. E in questo tempo che costituisce la preparazione immediata alla Pasqua, che concentra i misteri nel triduo pasquale di morte, passione, morte, risurrezione di Gesù. In questi 40 giorni della Quaresima rappresentano i giorni in cui con Cristo lottiamo. E sappiamo ogni giorno come la nostra vita è una lotta, lotta contro il male, lotta contro ciò che ci divide, lotta contro tutti quegli abusi sulla nostra dignità umana e spirituale. La Quaresima è il tempo per riprendere fiato, riprendere quella forza di vivere nello Spirito Santo per poter riflettere sui propri errori e dare un cambiamento. È vero che in questi giorni ci viene predicato il digiuno, la penitenza, la carità. Sono i tre pilastri della spiritualità quaresimale, ma il digiuno non è soltanto quello della carne, ma abbiamo tante forme di digiuno, digiunare in molti modi, attraverso ciò che costa, quello che costa rinunciare. È facile fare digiuni con ciò che non costa, con ciò che non comporta un esercizio di forza. Il Signore ci chiede di incamminarci su questa strada, questo ritiro. Lui per primo si ritira nel deserto. Per lui è una preparazione all'opera che doveva compiere sul Calvario. Poco importa che tra la quarantena e la passione si siano avuti diversi mesi di ministero, poiché questo intervallo non fa che un'ascesa costante e rapida verso la croce. Il ritiro di Gesù è il nostro ritiro. È un ritiro esemplare, un ritiro che ci fa innestare nel mistero della passione. È il ritiro per prendere forza sulle nostre croci quotidiane, e ognuno di noi ne ha una, ogni famiglia ne ha una. Dall'inizio della Quaresima sino alla fine assistiamo e partecipiamo alla lotta che Gesù fa contro il male, contro ciò e colui che vuole allontanare la volontà del Padre. Siamo chiamati anche noi a prendere non le armi, siamo in un contesto sociale in cui si parla tanto di guerra, si parla tanto di armamento, si parla tanto di spauracchio di guerre nucleari. Noi non siamo chiamati a prendere quel tipo di armi, ma se arma si può chiamare è l'arma dell'amore, della preghiera, l'arma della carità fraterna, l'arma che Gesù ci insegna a lottare contro tutte quelle forme di violenza e di divisione con la stessa parola di Dio. Infatti, se analizziamo attentamente le risposte che Gesù dà al demonio nelle sue tentazioni, risponde di tono con la parola di Dio. Siamo chiamati anche noi allora a rinvigorire la nostra conoscenza della parola, non una conoscenza intellettuale, gnoseologica,
ma una conoscenza interiore, una conoscenza che passa attraverso l'esperienza della nostra vita di conversione. Siamo chiamati a vivere il Vangelo attraverso il frutto del nostro cambiamento interiore. Allora sì, il digiuno avrà senso, la carità avrà senso, la nostra comunione fraterna avrà senso. Con questa gioia nel cuore vi auguro un buon inizio, prego per voi, a presto ci vedremo. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Convertitevi e credete al Vangelo.